Buongiorno, bentrovati a Focus. Come vi ho annunciato poco fa, oggi parliamo di scienze, quindi per gli studenti che magari stanno andando a scuola, fermatevi qualche minuto perché c'è una lezione anticipata, la facciamo con il direttore scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, il dottor Gianni Inzacco. Salve, buongiorno, bentrovato. Nonché specialista in paleontologia e zoologia, quindi veramente oggi facciamo una puntata, una mini puntata di Quark qui a Comiso. Dottor Inzacco, allora cominciamo proprio dall'attività del museo e dalla ricerca scientifica che non si ferma praticamente mai e sta dando prestigio a questo museo. Sì, infatti spesso intendiamo i musei come luoghi chiusi, luoghi tra virgolette imbalsamati, però di fatto il Museo di Storia Naturale di Comiso non è questo, o comunque non è solo questo. Certamente il museo fa vedere quella che è l'attività, quella che è stata sempre l'attività del museo, che tra l'altro è stato istituito nel 1991 a seguito di grandi impegni personali e delle varie amministrazioni precedenti. E ovviamente è un museo comunale, nel nostro territorio trovare un museo di tale importanza, di tale valenza, certamente è molto difficile, perché siamo abituati a delle scienze di altra natura, come le scienze archeologiche, siamo abituati alle scienze artistiche, no? Quindi ai musei che hanno un'altra finalità o un'altra tipologia. Il Museo di Storia Naturale di fatto nasce con il presupposto di far conoscere innanzitutto il territorio e la biodiversità di un territorio, quale per esempio quello siciliano, ma anche, appunto, la peculiarità di Comiso è di far conoscere in realtà le scienze non solo siciliane, ma anche quelle del mondo. Quindi una internazionalizzazione di conoscenza del museo che è rivolta sia per l'aspetto del passato e sia per l'aspetto del presente, ovvero sia per l'aspetto dedicato alla paleontologia, ai fossili, sia per quelle attuali, quindi la zoologia, dai vertebrati agli invertebrati. E di fatto il museo racconta la vita anche l'origine della vita sulla Terra, dalle prime forme di vita, quelle più evolute, fino alle varie estinzioni di molti animali. E poi rarità che abbiamo al museo, ma queste rarità molto spesso e quasi tutte sono state studiate e ancora oggi ovviamente ferve quello che è la conoscenza e la ricerca in vari fronti, e tante sono le pubblicazioni scientifiche fatte e in corso di studio. Ecco, dottor Inzacco, le nuove specie scoperte, e non mi riferisco solo al territorio ibleo ma a tutta la Sicilia, che cosa ci raccontano della nostra isola? Ma il nostro territorio racconta tante cose. Io veramente mi ritengo, tra virgolette, fortunato come studioso, come paleontologo, come zoologo, perché la Sicilia sembra un'isola completamente quasi povera, no? Di grandi scoperte, come se tutto fosse già conosciuto o ho trovato. In realtà non è così, è questo che mi rende un po' più e che rende più interessante l'attività, e in effetti, e poi anche la mia morale, chi cerca trova, nel senso bisogna andare a scovare tutti i vari dettagli e quello che non si conosce, cioè andare anche contro le regole, perché se uno si dovesse attenere soltanto ed esclusivamente a quello già conosciuto non troverebbe nulla, non avrebbe neanche lo stimolo di andare a cercare. In effetti abbiamo scoperto recentemente resti di vertebrati, per esempio, giusto per andare nell'argomento, dritti verso l'argomento, dei resti di vertebrati dell'età dei dinosauri, di ambiente marino,
come per esempio degli ittiosauri, sono dei rettili marini che vivevano in quel periodo, quindi circa 180 milioni di anni. Nella zona di Catania, sì. E tra l'altro sono i primi trovati dall'arco alpino in giù, cioè non sono stati trovati degli altri. E poi abbiamo anche trovato recentemente anche specie nuove, come degli invertebrati, policheti serpulidi, totani, fossili e così via. Spieghiamo cosa sono? I policheti sono dei piccoli animaletti che si costruiscono un tubicino, sono degli invertebrati, che si fissavano su delle spugne o su dei sedimenti calcarei e poi praticamente filtravano l'acqua. Ebbene, questi sono stati trovati già da 2 anni, ma recentemente sono stati pubblicati, e questi addirittura sono i più antichi resti di policheti serpulidi al mondo, trovati in Sicilia, addirittura nel Palermitano. Quindi, come dire, le conoscenze non finiscono, ma abbiamo trovato... anche un coccodrillo marino? Esatto, anche i resti di un coccodrillo marino. Contemporaneo dei dinosauri avete trovato? Sì, mentre quelli che ho detto prima sono i più antichi, perché è stato portato indietro il limite di comparsa dei policheti al mondo, ma... Per quanto riguarda invece questo coccodrillo marino, che era appunto, come ha detto, coevo dei dinosauri, addirittura è stato trovato dopo 40 milioni di anni dall'estinzione di questo ipotetico coccodrillo, trovato in altri strati e in altri giacimenti di varie parti del mondo. Quindi da noi addirittura si è visto che questo coccodrillo marino, col nome generico Metriorrhynchidae, si è estinto 40 milioni di anni dopo. Addirittura abbiamo il più recente coccodrillo marino dell'età dei dinosauri, Metriorrhynchidae, trovato al mondo. Quindi la Sicilia in effetti offre tantissime peculiarità, non solo, ma addirittura se volessimo spaziare dal passato al presente. Recentemente pure sono stati trovati anche si immagini dei serpenti chiamati boa delle sabbie, piccolini, di quasi 40 centimetri, di cui non si conosceva l'esistenza in Italia addirittura, di questo boa, e è stato trovato nel territorio di Agrigento, in particolare a Licata, in un'ampia area, e da studi effettuati dal sottoscritto e dai miei colleghi, praticamente abbiamo capito che questi boa sono stati utilizzati dagli antichi greci come serpenti proiettile. Che vuol dire? Venivano lanciati? Sì, grazie ad uno studio effettuato... Serpenti arma praticamente. Utilizzati dagli antichi greci, perché quella zona dell'Icatese, che è una colonia greca, sono state effettuate diverse battaglie importanti di quel periodo, ebbene, utilizzavano questi serpenti come tecnica per fare spaventare le navi nemiche. In che modo? Poiché non era più facile prendere questi serpenti in quanto innocui, ma la nave rivale non lo sapeva. Nel passato utilizzavano le vipere, si affiancavano i greci con le navi nemiche e poi lanciavano serpenti per mettere terrore, paura e quindi scompiglio e poi andare ad infierire fino a soprassedere giustamente e a invadere la nave nemica e quindi poterla occupare. In questo caso utilizzavano questi serpenti che sembrano di fatto delle vipere, ma non lo sono, sono assolutamente innocui. Quindi comunque al momento quando venivano lanciate questi serpenti mettevano in ogni caso scompiglio. Certo. Perché? Perché questi serpenti, stiamo facendo adesso l'indagine genetica, sono presenti in alcune isole greche e in Nord Africa. E come sono arrivati qui? Appunto, grazie all'importazione dei greci.
in epoca storica. Quindi durante le dominazioni, in sostanza. Sì, perfetto. Perché è una popolazione molto circoscritta. Abbiamo una prova simile, come avevo detto, anche all'isola di Monte Cristo prima, però in quel caso una vipera, addirittura l'isola di Monte Cristo, come si sa, è in Toscana, ma dall'indagine genetica si è visto che la vipera dell'isola di Monte Cristo è stata importata sempre dai greci dal territorio di Palermo. Quindi, come vede, la Sicilia offre molte conoscenze. Assolutamente. Tra l'altro, nel territorio montuoso della Sicilia occidentale ho letto che sono stati ritrovati resti, che bello parlare di queste cose di primo mattino, di antichi vermi marini di 265 milioni di anni fa. Perfetto, infatti questo appunto sono i policheti di cui parlavo prima. Questi, il termine tecnico è polichete. Polichete, okay. Serpulide, che sono di fatto dei vermi in senso lato, in questo caso sono degli anellidi policheti, ma molto piccoli, sono presenti anche ai giorni d'oggi, ma trovarli così in un periodo molto antico veramente stupisce molto. Abbiamo prima messo in onda delle immagini, chiedo alla regia, ad Alberto Zintoli, di rimandarle in onda così magari le commentiamo insieme, però intanto c'era una notizia che mi ha colpito particolarmente. Ah, ecco, ok, allora esatto. Prima commentiamo le immagini e poi andiamo sulla notizia. Bene. Cosa sono queste specie? Succede un altro fattore, che già da anni si è visto che molte specie di pesci provengono o dal Mar Rosso oppure dall'Oceano Atlantico. Quelli del Mar Rosso si considerano specie lesepsiane. Lesepsian è colui che costruì, l'architetto francese che costruì il canale di Suez, ma recentemente, qualche anno fa, è stato ampliato. Mentre prima si passava in coda una nave alla volta, in coda, a senso unico, adesso con l'allargamento del canale di Suez si è creato un'autostrada di passaggio di tutti i pesci tropicali del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano e trasbordano dentro il Mediterraneo. A causa anche delle condizioni climatiche favorevoli, ovvero del clima che sta cambiando, la temperatura del Mediterraneo che sta aumentando, le specie trovano le condizioni adatte. E quindi si trovano nel nostro mare specie tropicali. Perché i nostri mari sono sempre più caldi. I nostri mari hanno un gradiente di temperatura un po' più caldo rispetto al passato. Mm-hmm. Ma in ogni caso anche fin dagli anni 20 si è visto che molte specie tropicali del Mar Rosso hanno colonizzato tutto il bacino levantino fino all'Egeo. E recentemente invece stanno aumentando i flussi di queste specie nuove, ripeto, proveniente dall'Oceano Indiano e dal Mar Rosso, ma anche altri dall'Oceano Atlantico. Queste specie si chiamano specie aliene, ma non in sintendi ovviamente provenienti dallo spazio, tecnicamente e zoologicamente aliene, o non native species. Ebbene, grazie agli studi condotti dal Museo di Storia Naturale, grazie alla grande collaborazione con i pescatori siciliani, e grazie ovviamente a un monitoraggio e una sensibilizzazione verso tutti coloro che fanno uno sforzo di pesca, in questo caso appunto verso i pescatori, amatoriali e dilettanti e professionisti, queste schede aiutano a poter segnalare il ritrovamento di questi animali nuovi. Mm-hmm. Ovviamente quelli sono soltanto un esempio, infatti sono state trovate altre specie rispetto a quelle che sono segnalate lì in quelle schede, compresi crostacei, granchi, gamberi e poi pesci veramente pesci non, bisogna, non bisogna andare in Mar Rosso per trovarli, ma venire qua, e questa è la cosa assurda. Ma stiamo studiando, ripeto, tante specie nuove. Addirittura recentemente un peschereccio di Porto Palo ci ha consegnato
un branchetto di pesci, quindi proprio un branco intero di un pesce pappagallo che è addirittura nativo dello Sri Lanka fino all'Australia, proprio in una zona molto limitata, ed è stato trovato nei pressi di Porto Palo. Si è visto anche che non è soltanto una migrazione naturale dei pesci, ma vengono prelevati dalle acque di Sentina o dalle acque di Zavorra delle navi, in questo caso mercantili, petroliere e quant'altro, riempiono le stive con acqua di Zavorra per compensare i carichi e poi arrivano qui e scaricano l'acqua con tutto il contenuto. Di fatto è vietato poter fare questo perché dovrebbero esserci dei meccanismi per distruggere qualsiasi tipo di fauna o microfauna di prelevamento di quelle parti per poter ovviamente evitare l'inquinamento ambientale nei mari dove ovviamente come il Mediterraneo. Ma non tutte le navi funzionano bene, quindi questi passaggi, questo trasporto passivo di specie, anche grandi, non solo di invertebrati, ma anche di vertebrati, dei luoghi di origine, nel Mediterraneo questo si verifica e stiamo trovando tantissime specie, compreso, come qualcuno già ha letto, il pesce scorpione, un pesce che appunto è segnalato in quelle schede, un pesce che è potenzialmente pericoloso perché è molto velenoso, è uno tra i pesci più velenosi al mondo, sembra uno scorfano con dei raggi sia delle pinne pettorali ma anche delle pinne dorsali, con le terminazioni, soprattutto quelle dorsali e quelle anali, molto velenose. Si rischia la morte, quindi bisogna stare attenti anche nella manipolazione e soprattutto segnalare o in capitaneria di porto o al museo direttamente la presenza di queste specie. E per questo appunto recentemente sono stati trovati 3 esemplari vivi di pesci rari che sono stati pescati proprio nel Ragusano, nel nostro mare. Poi leggevo anche del pesce degli abissi di Donna Lucata, nonché del granchio gigante del Giappone, un granchio normale, no, 25 kg, giusto dottor Inzaghi? 25 kg, sì. Allora, questo è un granchio che viene trovato solo in una zona del Giappone, esattamente nel sud del Giappone, in un canyon sottomarino, e arrivano a delle dimensioni veramente enormi. Quello che abbiamo al museo doveva andare a finire al mercato di Tokyo per essere venduto e quindi commercializzato, e oltre al peso che ha detto, ma era grande, 2,75 metri, quasi 3 metri. Ebbene, questo è il più grande artropode vivente al mondo e l'abbiamo esposto adesso al museo, musealizzato dopo averlo studiato. Per quanto riguarda invece le altre specie tropicali trovate nel nostro territorio, sono dei pesci balestra, esattamente degli Stefanolepis diaspros perché hanno il colore verde come il diaspro, trovati nei pressi del porto di Scoglitti. Esatto. Già hanno colonizzato e si sono ambientati, ma provengono dall'Oceano Indiano e dal Mar Rosso. Quindi questo lo dice lunga sul fatto come il mare Mediterraneo stia cambiando, ma anche come ovviamente gli studi effettuati dal Museo di Comiso siano importanti proprio per la conoscenza di queste specie nuove. E proprio a Scoglitti qualche giorno fa, quindi notizia proprio recente, questa carcassa di squalo che è stata poi prelevata, ovviamente una parte è andata al museo. Sì, quello sarebbe stato 2,5 metri quasi di squalo. 2,50 metri, è una specie nota tra i pescatori, si chiama verdesca, Prionace glauca, che è stata probabilmente pescata con un palamito, quindi con un, detto in dialetto, un attrezzo di pesca chiamato uguonzu, e siccome non ha una carne pregevole è stata sicuramente questa specie abbandonata e poi moribonda si è arrivata a spiaggiare, e quindi dopo il ritrovamento e la segnalazione tramite la guardia costiera ci è giunta. Abbiamo fatto un sopralluogo con l'ASP, con il servizio veterinario, sono stati effettuati dei campioni del muscolo per effettuare l'indagine dei metalli pesanti, ma anche è stata prelevata la mascella per gli studi comparativi che facciamo con i reperti fossili e per quanto riguarda i denti che appunto a questo animale si vede l'età e lo sviluppo dimensionale dei denti. Ma
Gli squali sono un'altra specie di grande interesse del museo perché gli squali quasi tutti sono oramai in grave rischio di estinzione. Tutti? Tutti. Molto grave questo. Molto grave, ma a livello mondiale. Infatti sono quasi tutti oramai nella lista rossa. Ciò non significa che sono protetti, ma sono in grave rischio di estinzione. Infatti una specie in grave rischio di estinzione, ecco, se si può fare questo fermo immagine, è questo pesce in fondo sulla nostra destra, lo squalo angiolo. Questo è uno squalo dalla forma abbastanza piatta che oramai molti pescatori non conoscono più, eppure nel passato, fino a 20-30 anni fa, era una specie abbastanza frequente. In quali mari? Nei nostri. Ah, ok. Si usciva e quasi sempre, quando si ritornava da una battuta di pesca, si portava sempre uno squadro. Uno squalo squadro o squalo angelo. Dalla appunto, forma, questo immagino, pesce squadro. Qui. Sì, squadro. Anche angelo per questa presenza di pinne molto larghe, che appunto ricorda un angelo, squadro perché si utilizzava la pelle per squadrare il legno, veniva utilizzata nel passato in ebanisteria, ancor prima di conoscere e di sperimentare ovviamente la carta vetrata. Addirittura? Sì, si utilizzava in ebanisteria perché ha delle squame molto, molto dure, vitre, che sono proprio per molti mobili dell'Ottocento o del Seicento venivano levigati con la pelle degli squali, in particolare di questo pesce. E oramai non se ne trova quasi più. Si immagina che negli ultimi 3 anni sono stati trovati 3 esemplari, quasi un esemplare all'anno, ma ovviamente si parla di grandissime, di oramai di una specie molto molto rara, oramai in, appunto quasi scomparsa. Si trova in alcune fosse qui nel litorale antistante tra Scoglitti e Malta, ma consideriamolo prossimo all'estinzione. Addirittura. Ma c'è appunto, come le dicevo prima, una notizia che mi ha molto incuriosita. Resti fossili di elefante nano trovati negli stipiti delle finestre dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Ora me la spiega questa, dottoressa. Allora, i fossili sono tra noi. Sono nelle pietre di costruzione, perché molte pietre che noi abbiamo in casa sono stati fatti con sedimenti di origine marina e quindi troviamo resti di conchiglie a volte anche in sezione. Ma nel caso dell'ospedale Arezzo di Ragusa, ebbene, durante la nascita di mio figlio, nell'attesa mi sono messo, non sapevo che cosa fare. La ricerca impaziente. Scientifica anche in quei momenti, no? Allora ho detto, ma che cos'è? Insomma, alla fine erano dei resti di elefante scheletrici, quindi resti scheletrici di elefante nano siciliano, in questo caso della specie Elephas falconeri, che è la specie più piccola tra i due elefanti conosciuti in Sicilia. In sezione si vedono dei resti di mandibole, dei resti di crani, dei resti addirittura di zanne, di incisivi in sezione. E sono distribuiti. Cioè, si vedono negli stipiti? Sì, sono in sezione proprio, sì. Questo perché? Perché questo materiale è una roccia carbonatica che si è originata in ambiente aereo continentale, cioè in ambiente terrestre, nel periodo quando la Sicilia era emersa, popolata dagli elefanti. Questo calcare, che è esattamente un travertino, proviene dal territorio di Alcamo. Ad Alcamo c'è un deposito molto imponente di travertino dove sono inclusi i resti di elefanti, perché pascolavano in prossimità di una sorgente che depositava calcio e quindi che via via ha dato questo deposito alla formazione, questo bancone molto elevato di travertino, e le ossa si sono cementate insieme al carbonato di calcio, al travertino appunto. Nei giorni d'oggi questo materiale è stato utilizzato per la lavorazione lapidia, e quindi queste lastre di travertino sono andate a finire all'ospedale di Arezzo di Ragusa. Ma la dice lunga sul fatto che questo materiale, queste inclusioni all'interno di questo materiale, sono degli elementi di scarto, quindi in qualche modo dovevano fare passare per buono del materiale che non lo era. Perché veniva rotto nel passato tutto quello che c'era quando c'erano queste inclusioni. E oggi la scoperta, sono ancora là,
Nel reparto di ginecologia, ostetricia... Quindi non li portate al museo? Assolutamente no, fanno parte del contesto anche storico di quell'epoca. Adesso il recupero del travertino di Alcamo è quasi limitato, è quasi in estinzione, perché si è finito oramai l'orizzonte interessato e non si produce quasi più. Siamo in chiusura, dottor Insacco, anche se io parlerei per ore di questi argomenti, sono sempre molto curiosi, offrono spunti molto interessanti. Vorrei capire in questo momento, ecco, le attività però che sono in corso al museo e a cosa si sta lavorando nell'immediato futuro. Certo, allora il museo innanzitutto devo ricordare che è aperto a tutti. Certo. Si possono, c'è il sito. Anche la pagina Facebook, c'è il sito. Esattamente, si possono prenotare le visite, ci sono gli orari di visita. È aperto alle scuole, molta attività si sta facendo in questo periodo. Prossimamente ci stiamo organizzando per fare anche delle attività didattiche parallele con le scuole. E poi si sta facendo molto, a parte i nuovi allestimenti, le nuove esposizioni, abbiamo realizzato un anno e mezzo fa la nuova Sala degli Abissi, stiamo lavorando per esporre la più grande balenottera d'Italia, oltre 19 metri di balenottera trovata ad Agrigento ed esattamente a Sciacca nel 1993, ma abbiamo tanti reperti in fase di studio, oltre 300 reperti fossili, sicuramente nuove specie di microfossili. Altri pesci, appunto, come le dicevo, specie le sepissiane provenienti dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano, e anche altre dall'Atlantico, specie attuali. E poi stiamo conducendo anche uno studio approfondito col Museo di Storia Naturale di Londra per quanto riguarda la datazione degli elefanti di Comiso e di Malta, perché Malta e Comiso erano uniti da un lembo di terra. Sicilia e Malta infatti erano sì, unite. E poi tante attività in cantiere, perché stiamo facendo delle missioni scientifiche in varie parti della Sicilia. Bene, in bocca al lupo allora, perché grazie. C'è veramente tanto su cui lavorare, quindi buon lavoro. Grazie al dottore Gianni Insacco, direttore scientifico del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento a domani mattina a partire dalle 7:30. Buona giornata.